L'alibi di Sebastiano Visintin è davvero inattaccabile? È la domanda a cui stanno tentando di rispondere gli inquirenti che indagano sulla morte di Liliana Resinovic, la pensionata di 63 anni scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta in un bosco alla periferia della città il 5 gennaio 2022. L'anno scorso la procura, ipotizzando un suicidio, aveva chiesto l'archiviazione del caso, ma i familiari della pensionata hanno presentato ricorso e il giudice lo ha accolto, disponendo nuove e più approfondite indagini. Sono ben 25 i nodi da sciogliere in questa intricata vicenda. E tra questi, come vi avevamo già parlato nelle settimane scorse, c'è proprio l'alibi del marito Sebastiano Visintin. L'uomo, che oggi ha 75 anni, ha sempre sostenuto che la mattina della scomparsa della moglie andò a fare un giro in bicicletta per testare una piccola telecamera che aveva acquistato poco tempo prima. La montò sulla bici e pedalò per poco più di un'ora, dalle 12:16 alle 13:30, girando sia per il centro di Trieste che in periferia. La sua versione è confermata da 12 video girati proprio con la videocamera. Li abbiamo analizzati fotogramma per fotogramma. La prima cosa che salta all'occhio sono gli orari che compaiono sotto ogni filmato. Almeno due riportano quasi lo stesso orario, ma sono stati girati in due luoghi diversi. Com'è possibile? Visintin non ha saputo rispondere, limitandosi a dire che non è un esperto di riprese video. Al di là di questo aspetto tecnico, che non convince, c'è da chiedersi come mai Sebastiano abbia scelto proprio quella mattina per provare la telecamera. I più maligni potrebbero instillare il dubbio che lo abbia fatto per costruirsi un alibi e documentarlo con dei video. Ma ovviamente siamo nel campo delle insinuazioni. Infatti, lo ribadiamo ancora una volta, il marito non è mai stato indagato. Ma le stranezze che lo riguardano non sono finite. I filmati dimostrano come Visintin non indossasse un abbigliamento propriamente sportivo mentre girava in bici per Trieste. Non aveva il casco protettivo, eppure lungo il suo percorso ha attraversato stradine impervie e pericolose. Solo nell'ultimo video lo si vede per intero. E saltano all'occhio i guanti arancioni che indossa. Sembrano in tessuto, non proprio un materiale adatto a chi pedala per più di un'ora. La cosa è suggestiva per un altro motivo. Come ricorderete, sui sacchi che avvolgevano il cadavere di Liliana non c'erano le impronte della donna, ma una traccia lasciata da un guanto. Gli inquirenti dovranno approfondire la questione. C'è poi un altro dettaglio che genera dei dubbi. Prima di uscire in bici, Sebastiano è stato irreperibile per 3 ore. Il suo telefono era spento oppure senza segnale perché non ha lasciato tracce. L'uomo ha detto di essere stato nel suo laboratorio ad affilare coltelli per alcuni clienti, ma prima di allora non era mai successo che sparisse così. E anche quando si chiudeva in questo laboratorio, era sempre reperibile. A breve verranno depositati sia i risultati delle perizie sulla telecamera, sia quelle sul telefono dell'uomo. E finalmente ne sapremo di più. La famiglia di Liliana intanto non si ferma e, attraverso i propri legali e consulenti, con l'avvocato Nicodemo Gentile in testa, continua a svolgere indagini di parte. L'ultima perizia è stata affidata allo zoologo Nicola Bressi, che, studiando il boschetto in cui è stato ritrovato il cadavere e gli animali che lo popolano, ha stabilito che il corpo di Liliana era lì da un giorno, non di più. Lo si evince dal fatto che non sia stato aggredito dagli animali selvatici. Per lo zoologo è dunque altamente improbabile che quel corpo possa essere rimasto lì per 20 giorni, nemmeno per una sola settimana, senza che alcun animale abbia dato un morso o abbia spostato i sacchi per annusare e capire cosa ci fosse sotto. E allora, quando è morta Liliana? Come? Per mano di chi?